Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, sehr geehrte Damen und Herren, señoras y señores, e signori, sta per iniziare e va ora in onda una nuova puntata della nostra consueta trasmissione in diretta web, online, dei lunedì sera, giunta alla sua seconda stagione, la seconda edizione, il secondo anno assieme, qui su Saiuz Web Network, in Saiuz Web Radio e Saiuz Web TV, a cura di e con il sottoscritto che vi sta parlando, Gianluca, quando ci sono, il mitico e preziosissimo Luca, e l'inimitabile, grande e grosso Saiuz, in provvisoriamente i due compari più uno M ovvero il verbo prenderà vita nelle nostre cavità orali, perché quelle cerebrali non ci sono più. E come ogni lunedì sera in onda dalle ore 22 circa, ovvero dalle 10 pm, cioè alle 10 di sera per un'oretta e mezza circa, almeno fino alle 23.30 più o meno, naturalmente sempre e rigorosamente orari italiani dell'asse Berlin-Frankfurt-Roma, Berlino-Francoforte-Roma, CET, set, Central European Time. Sempre in www.saiuzwebnetwork.net, perché Saiuz Web Network è Saiuz Web Radio e Saiuz Web TV. Vi vorremmo inoltre ricordare, come sempre per correttezza, onestà e trasparenza, nonché pure per una maggiore completezza di informazioni, che il brano che ascoltate in sottofondo qui nella sigla iniziale d'apertura della nostra trasmissione in diretta dei due compari si intitola Bluesin, tratto dall'album First Studio Session degli Still Nameless, questo gruppo italiano proveniente dalla Sicilia e più precisamente da Alcamo in provincia di Trapani, e che comunque potrete sempre trovare anche nel solito sito di Giamendo in www.giamendo.com. Network www.saiuzwebnetwork.it, il nuovo sito che il grande Saiuz con il preziosissimo Luca stanno ristrutturando, quindi siamo under construction, e naturalmente www.saiuzwebnetwork.net, il nostro blog sempre operativo con la chat anche per intervenire in diretta web questa sera. Naturalmente con la solita nostra trasmissione dei lunedì sera, questo consueto appuntamento che questa sera vede appunto ospite cambiato d'eccezione all'ultimo minuto, Michele Manfrè, questo tenore con cui ho avuto il piacere appunto ieri di trascorrere questa domenica sera, diciamo, insieme a questo concerto lirico che ha tenuto e che ci racconterà anche lui questa sera, come tutti i vari artisti ed ospiti che abbiamo avuto nel corso di questi mesi e questa seconda stagione appunto, raccontarci appunto la sua attività e nonché professione, eventi prossimi e tutte le varie iniziative. Un caloroso saluto allora, cari amici web radio ascoltatori da tutta Italia. Naturalmente parto come sempre dal calorosissimo sud fino a noi qua al nord, ed un saluto, un abbraccio a tutti i connazionali all'estero e coloro che ci ascoltano per la prima volta, oltre a coloro che ringraziamo che ci seguono con affetto, e ricambiamo naturalmente questo caloroso affetto. Naturalmente vi ricordo poi i vari appuntamenti che stanno nascendo qui su Saiuz Web Radio e Saiuz Web Network, ma lascio subito la parola a Luca, che sarà sorpreso di questa mia brevissima introduzione di soli due minuti scarsi. Di solito, specie l'ultima volta, vero Luca, mi dilungavo, e quindi la parola va al nostro caro e preziosissimo punta di diamante Luca. Ciao Luca, buonasera a te. Innanzitutto due volte complimenti Gian, primo, non sei mai stato così sintetico nel cappello introduttivo, secondo, non era mai accaduto che tu fossi presente per due puntate di fila, quindi sono quasi emozionato dalla tua presenza, più che di quella ovviamente del tenore Michele Manfredi. Ma a parte
E questo, dai, scherzo a parte, sai che ti prendo in giro da, da questo punto di vista. Non potevi quindi, era migliore, guarda, ti giuro. Rientro subito nei ranghi. Buonasera Gianluca, buonasera Saiz, buonasera al nostro ospite, il tenore Michele Manfrè, ma soprattutto un caloroso buonasera a tutti gli ascoltatori che so essere numerosissimi. Ma che trasmissione è questa, di fatti, Gian? Provvisoriamente, provvisoriamente, i due compari più uno è un programma pensato per dare spazio, talvolta anche in tono goliardico, diciamolo, a tutti gli artisti a 360 gradi. E andiamo in onda tutti i lunedì, quindi in diretta, adesso, web radiofonica, dalle ore 22 fino alle ore 23.30 nominali, perché spesso e volentieri sforiamo, vero Gian? E su questo, purtroppo, dovremmo forse anche cambiare l'orario sul palinsesto, perché sono più le volte che sforiamo che la volte che rimaniamo nei ranghi. È la colpa anche vedo che anche quando non ci sono si sfora comunque. Infatti ormai è diventata consuetudine, cioè, i minuti di recupero, no? Ci sono. Esatto, che da noi diventano, naturalmente in un'ora e mezza di partita, da noi diventano ore e ore. Vogliamo anche spiegare il titolo, o meglio post? No, non lo spieghiamo, nessuno se l'è mai chiesto. Non lo spieghiamo, è bello rimanere nella rimanere in dubbio. Ovviamente io Gian ho fatto già un errore, perché ti ho chiesto troppe volte il tuo parere, tu ovviamente ti stavi riprendendo la parola, quindi no, è meglio di no. Ricordo ovviamente a tutti gli ascoltatori che qualora aveste qualche domanda da chiedere all'ospite di questa sera, la potete fare direttamente tramite la chat posta sul sito saiuzwebnetwork.it oppure il blog saiuzwebnetwork.net. Ovviamente chiunque può intervenire in diretta telefonica, quindi questa sera noi diamo anche spazio agli ascoltatori, caro Michele. Il numero telefonico per la diretta è 0422 16 26 622. Quindi, come dicevi tu prima, ti ringrazio che mi hai passato subito la parola, di tanto in tanto, sì, noi sai, siamo però, work in progress, siamo un lavoro in corso continuo. Scusami. Però adesso stai esagerando tu, ragione. Ti viene la Gianluchite acuta. Anzi, facciamo una bella cosa, ti dico solo questo, visto che noi siamo un work in progress, un lavoro, dei lavori in corso continui, di quando in quando sforniamo interessanti novità, una di queste la vedremo proprio questo mercoledì, dopodomani. Quindi Luisa, dici pure che cosa avremo modo di ascoltare mercoledì sera. Buonasera a tutti, mercoledì andrà in onda la prima puntata del programma che condurrò con Melissa, anche lei una new entry nel vostro gruppo, e parleremo di libri, lo faremo come? Intervistando degli scrittori e cercando di farle parlare il più possibile e di farci conoscere, farci coinvolgere da quello che creano. Il programma si chiamerà Liberi Orizzonti, perché ogni lettura di qualsiasi tipo sia, dal romanzo del Settecento all'opera teatrale, porta comunque a uno spostamento di vedute, quindi l'orizzonte si amplia e si sposta con ogni nuovo soggetto che si analizza, ed è anche un augurio che noi facciamo comunque all'ascoltatore, a chi ci segue. Chiaro. E quindi Gian, se hai capito bene, finalmente avremo anche una trasmissione veramente culturale, giusto? Giù, finalmente. E quindi, tu giustamente dici, dopo il lunedì, con provvisoriamente due compagni più uno, che è culturale al massimo, perché noi siamo gutturale. Veramente, no? Eccolo. Gutturale. È gutturale, secondo il grande Saiz. Sì, che immancabilmente ti interrompe. Ovviamente, ma guarda, tanto ormai sono così abituato che, guarda, gli lascio la parola, anzi, la lascio a te, che presenti il grande capo. Lui. No, questa volta te la lascio fare a te, dai, che... Ah no, perché poi ti rifarai per tutte le volte che mancherò, giusto? In poche parole non mi volete. Bravo. Ah, esatto, in poche parole non lo vogliamo, quindi... Ma il problema è che lo dobbiamo volere per un semplice fatto. È una patata bollente che ci stiamo passando, ma sai che alla fine finisce sempre tra le tue mani. Sempre sì. Allora, cari amici, naturalmente un saluto ancora a Luca, alla Luisa che ci ha detto di questa nuova trasmissione. Vi ricordo, mercoledì 20 marzo 2013 parte Liberi Orizzonti, questa rubrica culturale, e avremo già un primo ospite, uno scrittore, questo mercoledì dalle 21.30. Mi raccomando, ascoltate questa rubrica su Science Web
Radio. E adesso la parola, prima di andare al nostro ospite Michele Manfrè, e mai così velocemente, caro Luca, in soli 9 minuti siamo già giunti. Aspetta, perché c'è, adesso c'è la parola, sì. Aspetta Saius, quindi può darsi che lì si prende, sì, un po' di libertà. Sì, è che di solito non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, diceva qualcuno. O come diceva, non dire, esatto, o non dire quattro se non ce l'hai nel sacco, diceva. Vabbè, questo ti ricordi. Sei solo tu. Il trap era, vabbè, ma era una cosa. Sì, di mai dire. E allora, cari amici, passiamo la parola al grande capo. Non so se sarà solo. Certo che sono disgraziato, me le tiro, Non so se con lui ci sarà qualche ospite, qualche badante che lo accudisce, che disgraziato che sono, o qualche cane, esatto. E passiamo la parola a lui, all'inimitabile, l'inesorabile Saius. Ciao Saius, buonasera anche a te. Non so se ci sei o ci fai certe volte, però. Perché io sto qui che sto uscendo pazzo. Natalia, hai sentito Gianluca? Per piacere, Natalia. La gamba di Gianluca non è un osso, è lui che è un osso. Buonasera a tutti quanti, buonasera all'ospite di questa sera da parte di Saiuzzolo. No, non dico molte cose, sapete, perché parlo poco io, insomma. Ma no, volevo solamente ricordare ai nostri amici che c'è questa chat, bellissima chat. Mi piace come l'ho detto, Gianluca? L'ho pronunciato bene? Cioè, devo dire una sillaba. Sì, però cioè, sai che il suo inglese è oxfordiano, un po' sì, di Cambridge, è migliorato parecchio, pensate, sì, una volta. Diceva chatta, adesso dice esatto, chatta. No, volevo dire, andate sul sito www.saiuzwebnetwork.it, così lo sperimentiamo, vediamo che cosa sopporta questo sito, e usate la chatta. E interagite con Gianluca, per piacere. È bello che ha detto tre cose, no? Due le abbiamo già dette noi, la terza è inutile. Quindi è fantastico. Facciamo come fa lui all'incontrario, no? Quando noi diciamo tutto e ci dimentichiamo una cosa, lui come fa? Come i capi soliti al lavoro. Ti Luisa, sei dimenticato, pensaci tu. Vai. Ecco qui. E qualche migliaio di ascoltatore, esatto. Tra l'altro si è messo a cantare proprio la serata in cui abbiamo il tenore, bravo. Vai, vai Gian, ti passo la palla, vai. No, no, vai pure, anzi Saius, parla pure, perché mi spiace che appunto tra l'altro... Volevo finire di dire qualche cosa io. Esatto, perché... ultimamente non sei neanche intervenuto tanto in trasmissione. Ho portato il certificato medico io. Esatto. Tranne quando mi ruba la parola, anzi mi parla sopra, sarebbe più corretto dire, non entro mai in trasmissione. Caro Saius... dopo averci nuovamente ripetuto, deliziato con le tue parole, la chat presente nel sito, la nuova trasmissione, no, volevo dire un'altra cosa. Ecco, mi raccomando, ascoltate, Puzzo, sì, ascoltate e due chiacchiere con Saiuz. Faccio poca pubblicità a quella trasmissione. Spazio Marchette, Luca, questo. Spazio cos'è? Marchette. Avete ascoltato Spazio Marchette? No, minuti per nulla. Esatto, io sono va bene, dai. Tanto ti sto battendo. Lì. Sì? A questo punto, però, caro Gianna, potremmo finalmente dare la parola all'ospite, perché fino a prova contraria. No, l'ospite dovrebbe avere la parola, più parole degli altri, ecco, diciamo così, mi è uscita male questa cosa. È quello che ha meno parole. Quindi, esattamente. Quindi, cosa vogliamo chiedere al nostro tenore questa sera? Allora, intanto appunto abbiamo qui a sorpresa, diciamo, appunto all'ultimo momento, però avete sentito e visto anche dall'evento che abbiamo creato, dello spot fatto poi da ieri sera, da questa notte esattamente, abbiamo qui con noi Michele Manfrè, che è un tenore, ho il piacere appunto di aver conosciuto e di aver portato qui in trasmissione, che ci racconterà un po' di cose. Ciao Michele, buonasera! Buonasera a tutti! Eccolo! Hola, buonasera! Buonasera. No, io e Gianluca ci siamo conosciuti per la produzione, possiamo così dire, di un qualcosa di inedito, un'opera, un musical, cosa possiamo dire? Sì, un qualcosa che parlava
o che parla, perché non è una cosa tramontata, di una storia padovana. Cosa si chiamava quella? La serva di Padova, sì. Che era una traslazione, possiamo dire, di ciò che avveniva nel XVI secolo nelle parti di Venezia, era un po' egemone nei confronti di Padova. È stata una cosa simpatica perché lui recitò, io cantai, la cosa piacque. E qualcuno ballò. No, mancavano i ballerini. Mancava, sì. Però ci stava. Ci stava. Sì, poi ieri sera lui ha presentato un concerto al quale ho partecipato anch'io siamo stati sul palcoscenico assieme e questa sera mi ha portato qua in questa sua piccola astronave perché mi dà l'impressione di essere insaputa. Sì. Sono passati di lì. Mi sta dando del marziano, insomma. No, a tutti i torti. Viaggiatore. Ma sai la differenza tra viaggiatore e turista? La sapete? Bella questa. No. Questa la voglio sapere, però. Allora. Il turista non troverà mai ciò che cerca, mentre il viaggiatore troverà sempre ciò che non cerca. Che bello. Vedi, Luisa? E l'ho sperimentato facendo il viaggiatore. Tutte le volte che ho partecipato a qualche gita organizzata, sì, è stato bello, però quando partivo per una meta invece andavo in tutt'altra direzione, le soddisfazioni di trovare qualcosa che poi mi arricchivano anche così con la conoscenza varia. Più emozionante comunque. Molto emozionante, c'è proprio la soddisfazione della scoperta. Che poi è vero perché non hai l'aspettativa, no. Tra l'altro, che potrebbe essere un deterrente a volte. Perché poi se hai un po' di curiosità e non hai le notizie a portata di mano, cioè bibliografiche o che dir si voglia, cerchi notizie dalle persone del luogo e lì la cosa diventa veramente bella e interessante. Anche perché vivi il luogo, sì, con le persone che cultura. Lo devi vivere perché altrimenti scappi. Invece a me interessa quando hai la curiosità, ti fermi e vuoi conoscere quello che hai di fronte, quello che vedi strada facendo. Mi piace perché il piacere della scoperta, sì, esatto. Sì, no, infatti guarda, sfondi una porta aperta perché la penso come te, magari non l'ho vissuta, non la vivrò così, non lo so, però dipende dai punti di vista, però sicuramente quello che hai detto mi piace molto e questa è veramente una bella immagine di te da questo punto di vista, no? Questa apertura mentale. Mi è piaciuto molto questo paragone tra turista e viaggiatore. Esattamente. Veramente anche perché i turisti hanno sempre a che fare, perdonatemi l'accostamento, con i luoghi comuni, cioè si va a vedere questo, si va a vedere l'altro perché è una specie, non so, di tradizione. Invece per la fortunata sprovvedutezza, concedetemi queste cose qua, del viaggiatore, trovi quelle cose che non sono scritte nei dépliant, nei manuali, nelle guide, ed è veramente bello imbattersi nelle singolarità che trovi di volta in volta. Il viaggio vero è anche esulare un po' dall'ordinario, dal prestabilito. Sì, signora. Oddio, 21 anni, mica tanto. Signorina. Lo sapete che Saiuz in questo momento sta ancora pensando alla differenza tra turista e viaggiatore? Cioè, lo sapete questa cosa? No, Saiuz è partito. Ma non è partito. Voi dovete sapere, no, perché non tutti sanno che io appena penso al viaggio, mi viene in mente il letto. Dopo le splendide parole di Michele Manfrè che io condivido alle stelle esatto. Sì, abbiamo una capacità, no, di capire comunque si intende. Ma guarda che il dormire può essere anche una forma di viaggio, eh? Oddio, non lo so. Io non sogno neanche. Guarda, io sono
ho un piccolo nickname, per, non è esteso, ma mi sono definito notturne note, perché vado a letto molto tardi. La notte per me è il miglior campo di lavoro, la migliore tavola di lavoro, perché mi consente di trovare nella, così, nella luce circoscritta di una lampada, poter viaggiare, poter fare, poter creare, poter immaginare, cioè qualcosa di costruttivo, oltre che studiare. È molto intimo, se mi permetto. Beh, certamente anche l'intimità, anzi, forse è un ingrediente principale, il rimanere intimamente esposti verso il mondo durante la notte. Bene, dopo queste belle parole che io condivido naturalmente fin dal primo pensiero del viaggiatore, anche perché è così che ho viaggiato anch'io negli anni, e la curiosità poi è la base di tutto, sì, siate curiosi, quello, come dico sempre anche ai ragazzi. Poi si autoalimenta anche la curiosità, quello è il bello. Certo. Certamente, verissimo. Siate curiosi, perché la curiosità vi allontana dalla noia, dall'ignoranza, ignoranza intesa non solo culturale, perché la cultura è di libri, ma anche di parlare con la gente per chiedere, esatto, dov'è la cosa che tu cerchi, ma chi se ne frega, no, 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 proprio chiedere, ma cos'è, sì, questa roba, cos'è qua? Esatto. Perché è ma qui? Ti piace questa cosa qua soprattutto? Certo. Il viaggiare in questo modo qua, sì, sì. Io sarei uno zingaro, cioè io partirei senza avere né mete né termini del mio viaggiare. Idem, se posso, e per dare un po' di ritmo a questo momento, perché sento un po' di assenza. No, non è assenza, stavo seguendo. Stavo dormendo. No, stavo seguendo attentamente le parole di Michele. No, cioè, sai no, che sono... io cioè, capisco sempre con qualche secondo di ritardo, sono come lo streaming, no? Cioè, a me... stavo seguendo le parole. Mi sono un attimo messo lì a pensare, no? Mentre parlavo, e dicevo, Capperi, allora non è vero che amo solo il letto, perché dato che sono un amante dell'astronomia e mi piace molto osservare, come diceva Luca ieri, col cannocchiale, non cannocchiale, con telescopio. Perché no, non ti sembra un viaggiare questo? Sì, quello sì, viaggiare nell'universo, mi affascina. Favoloso, una cosa favolosa. Io cioè, sono incappato, devo usare questo termine, è un piccolo, cioè uno di quei tascabili di saggistica, no? Che parlava dell'astronomia. Io leggo pochi libri perché quando mi metto a leggere un libro, per me è una droga, cioè, finché non arrivo all'ultima pagina non riesco a fare null'altro che leggere quel libro. E ho visto che l'astronomia, la conoscenza, o meglio, la piccola informazione dell'universo è una cosa estremamente affascinante. È l'immenso che mi fa pensare, mi fa viaggiare. Quella cosa che non finisce mai, che è lì, no? Che puoi viaggiare per l'infinito, cioè, ma all'infinito. Senza termine, così si può dire. E da tener presente che poi le leggi che regolano così quello che noi percepiamo come qualcosa di affascinante guardando in alto la sera quando c'è cielo terso, obbediscono a delle leggi forse abbastanza comuni. Prima di tutte la gravità. La gravità universale modifica ciò che noi siamo, ciò che l'universo è in realtà. Molto bene, sempre, sì. Ma è così. Davvero interessante, veramente, e concordiamo penso un po' tutti. Cari amici, io direi alle 22:23 abbiamo fatto già questa decina di minuti di chiacchierata con Michele e ci ha già naturalmente catapultato in un universo, è proprio appropriato quello che dico, veramente artistico. Tra l'altro anch'io concordo sul fattore notte, che per l'artista è molto importante, anche biologicamente devo dire, e fisicamente. Confermo.
È vero, Luisa. E poi anche perché hai il silenzio della notte, sì, hai il fatto che gli altri dormono, tu ti senti magari anche in questo privilegiato, viaggi. Hai spazio anche ad immaginare, non essendoci luce disturbata. Però, ahimè, cioè, purtroppo, attualmente non si... noi non possiamo più lavorare di notte, e qui, sai, si sprecherebbe con le battute. No, no, cioè, non è che voglio sprecarmi con le battute, ma eventualmente, quando dicevi la notte che ti senti solo perché non ti senti la voce della mamma che dice: va a comprare il latte! No, comunque no, non me lo dice. Luca, adesso si può andare a comprare il latte, sì, anche di notte. Luca, no, non cominciare. Luca, sì, ti prego, no, non dire nulla. Luca, so cosa, no, vorresti. Guarda, mi stacco il microfono perché sennò veramente... Partirne proprio. Ma cosa dice lei? Mi lascia solo il padrone? Ecco, c'era da Gisa. Volevo ricordare invece, Michele, prima di mandare un brano in onda, sì, e tra l'altro, Michele, adesso anche citiamo alcuni dei link o comunque dove ti possono trovare, e parleremo anche delle tue prossime date. Quindi, cari amici web radio ascoltatori di Saiuz Web Radio, in Saiuz Web Network, rimanete pure in attesa, perché ora direi di mandare un brano che il prezioso Saiuz ha selezionato, un brano di lirica. Ricordiamo che Saiuz Web Network è una radio e un network soprattutto indipendente e naturalmente senza scopo di lucro, no profit, e non sotto SIAE, quindi purtroppo di alcuni artisti non possiamo mandare i loro brani, perché appunto sotto SIAE è impossibile, incorreremmo in sanzioni noi e anche gli artisti, insomma, quindi si rischierebbe un po' tutti, per rispetto anche della scelta legittima e molto molto molto, diciamo così, si può dire grande e alta di Saiuz. Non mi veniva il termine, ma non so cosa mi sia venuto. Ideologico. Volevo ricordare che tutto questo, appunto, avevi detto come noi ci siamo incontrati, conosciuti con lo spettacolo di Padova, sì, a novembre, dove cantavi, io recitavo, tra l'altro io tornavo in scena dopo 7 anni che non recitavo, e quindi è stato ritorno. Grazie, l'incontro è stato dovuto grazie alla nostra cara amica e in comune soprano Dominica Zamara, che sicuramente il pubblico di Saiuz Web Radio riconoscerà bene, e se per caso Dominica fosse l'ascolto o anche no, comunque le diamo un grande abbraccio e salutone, perché è sempre un'energia pura anche ieri naturalmente dietro, ma soprattutto sul palco, e quindi è stato grazie a Dominica se abbiamo avuto questo fortunato e felice, certo, incontro, insomma, che adesso con l'incontro di ieri, diciamo, è stata l'occasione un po' per approfondire, che Michele non sapeva che tra le tante varie attività e cose che faccio artistiche presentavo Gianluca fosse, esatto, un presentatore. Come ho visto, tu che ci fai qua? Più di qualche volta io cerco chi possa partecipare ai concerti che faccio assieme ad altre persone per presentare la serata. Avrei avuto bisogno di lui anche sabato scorso, veramente, proprio in quel di Vedelago, dove c'era un concerto sacro fatto nell'arcipretale di Vedelago, e ho dovuto presentare io tutto ciò che c'era da presentare. È stato un bellissimo lavoro, un po' faticoso, ma alquanto soddisfacente, diciamo. E quindi, ma chissà, se che... ci fosse stato Gianluca sarebbe stato un po' meglio, perché chi canta non dovrebbe anche presentare, diventa un po' rischioso il fatto di dover presentare ed anche cantare. Siamo alle solite lì, è un vecchio discorso che sappiamo, che l'artista si dovrebbe concentrare per una cosa o per l'altra. E quindi andrei ad ascoltare un brano, così anche i nostri amici web radio ascoltatori, dopo 28 minuti dall'inizio delle 10, li allettiamo un po'. Cosa dici, Luca? Cosa dici, Saiuz? Cosa dite, Luisa? Spendo dalle vostre labbra, visto che ormai mi avete relegato in questo angolino. No, scherzo a parte. No, io mi attacco l'orecchio, perché dire... siamo sulla labbra, siamo pesanti. Infatti, no, interessantissimo quello che è quanto detto fino adesso. Stiamo sempre ricordiamolo, parlando di un tenore, quindi magari chi si fosse collegato solamente adesso, sappiate che non stiamo parlando di un, come di uno scienziato o quant'altro, ma le sue parole sono appunto di un tenore che tra poco ci parlerà della sua musica, della sua arte, di come si è avvicinato a questa professione. Ma adesso mandiamo un brano, Gian. Sì, cosa ci fa ascoltare Saiuz? Saiuz, se non erro dalla scaletta che abbiamo mandato, Roger Stéphane, giusto?
caro Saius, je me souviens sur un prélude de Rachmaninov. Va bene, caro Saius, il primo brano, piano, sinfonico, roger, classico, origine della Francia. Ho cercato di trovare qualcosa più adatto alla serata, no? E i biglietti, momenti, ho cercato... Rachmaninov. Vedi. Allora lo farei presentare da Michele Manfre, questo tenore che vi presenta il brano che andremo ad ascoltare, naturalmente in tema con l'argomento della serata. Fammi capire, Je me souviens, sì, per il titolo, sì. Sur un prélude de Rachmaninov. Eccolo lì. Ma sarebbe Rachmaninov, perché lui è russo. La bestia nera dei pianisti. Allora ci proviamo, vediamo se riusciamo a far ascoltare questo brano, ragazzi. Non dico niente questa volta, Luca. Dillo anche in maniera acuta, caro Saius. Non dico niente. Quel partito. Vai col brano, allora. Ho partito. È partito il brano.
Eccoci qua, buonasera e bentornati su Saius Web Network. Siamo in diretta con il tenore Michele Manfre. E... che ci stava raccontando? Luca che ti fa segno di e andare con calma e godere. Godersi, si fa una passeggiata nel frattempo. E andare con calma. Una passeggiata, io stavo correndo, ma a parte questo, cosa ci raccontava Luisa Michele? Ci stava raccontando un sunto dell'universo e della sua visione del viaggiare e del visitare, di quello che gli inglesi dicono con un solo verbo, che è experience something. Giustissimo. Non ho capito una cosa, non ho capito l'ultima parola, scusami Luisa. Traduci in napoletano. Chiedo bene, no? Sai. Che sai che il mio inglese è oxfordiano, quindi non riesco a capire i dialetti. Sì, effettivamente hai ragione, era pronunciato male, chiedo scusa. Vai. Esattamente, quindi tornando a noi, dopo aver fatto questo sunto del pre-brano, di conseguenza di cosa ci stava raccontando Michele, finalmente Gian potremo entrare nel cuore della trasmissione dopo ormai 35 minuti e chiedere un pochino come vi siete conosciuti, l'avete detto prima dello stacco musicale. Ma soprattutto adesso capire un attimino, Michele, fai qualche domanda, una in particolare te la farei subito, che ho visto, cercando, commentandomi su di te, che tu sei anche cittadino onorario di un paese, se non sbaglio, Zenson di Piave. Zenson di Piave, sì. Insomma, diciamo che... Scusa, prego, prego. No, è stata una bellissima sorpresa, inattesa da parte mia, perché... un riconoscimento di questo genere non lo credevo, ecco, diciamo così, anche perché quando si fanno si ha a che fare con la musica, si fa con passione, no? Invece sono diventato molto utile per una realtà che è di Zenson de Piave. Lì c'è ho conosciuto un maestro che ora non c'è più, Torresan, e così lui è una di quelle persone che ti addocchia, ti piglia, non ti lascia più, ti coinvolge in tutti i suoi lavori in maniera benevola, ed è uno che trascina, e io mi sono dato da fare quanto ho potuto anche per trovare una persona, una figura sostitutiva dopo che lui è passato miglior vita, per continuare a far, tra virgolette, funzionare quel coro polifonico che è in realtà in quel paese. E il sindaco di quel paese ha proposto la cittadinanza onoraria e tutti sono stati ben felici di annoverarmi tra i loro cittadini. Sì, esattamente, infatti quantomeno, no, non so, più che particolare direi che sia una cosa che lascia grande gioia, no? Nel senso che non immagino nemmeno cosa vuol significare, anche se è un paesino piccolo, ma l'amore del cielo, sono credo 1800 abitanti, giù di lì, sì, però comunque è una grande soddisfazione. Un gesto di grande stima e che mi onora veramente tanto. Questo. Infatti, non è infatti esattamente questo. Complimenti davvero, anche perché infatti poi documentandomi ho visto anche le motivazioni, che quelle che sono, hai detto tu poc'anzi, hanno portato a questa onorificenza. E veramente, ripeto, complimenti. E sono, poi invidioso, no, perché non faccio quel mestiere per l'amore del cielo, però. Immagino, mettendomi nei tuoi panni, no, lavorando un po' di empatia, che deve essere stata, ripeto, una grande, grande soddisfazione. Sì, parlavamo della tua musica, esatto, parlavamo della tua musica, e mi stacco un attimo da questa piccola parentesi, che però volevo un attimo approfondire perché lo ritenevo doveroso parlarne. Tu come ti sei avvicinato, quindi entriamo nelle domande di rito, diciamo così, come Guarda. Ti sei avvicinato a quello che fai adesso? Ascoltate, è lì il bello, da dove volevamo partire, che abbiamo accennato. Non lo sai neanche...
Non lo sai neanche tu, Gianluca. Ah, non è di quella di ieri allora? No, quella quello è un passo, è allora, un punto importante. Allora. Ma io nasco in un'osteria. No, ma davvero, ma nel senso fisico della cosa? O? No, nel senso fisico, se andate a vedere lago, c'è un bar trattoria Manfred. Io sono nato lì. Non è quel locale, perché era un locale molto più vecchio di quello. E tra la camera dove sono nato io e l'osteria c'erano soltanto 3 centimetri di tavolato. Quando io ho cominciato a capire che di essere a questo mondo, sentivo soprattutto la domenica sera le voci di chi cantava alla fine del giorno di festa, perché erano un pochino più felici del solito, ecco, che passavano il tavolato. E andando avanti un po' con maniera più spedita, io imparavo subito in maniera immediata ciò che ascoltavo. E quando andai all'asilo, no? L'asilo era gestito dalle suore francescane che avevano la casa madre a Gemona, e insegnavano ai bambini tutte le varie storielle, quelle cosette a mo' di Zecchino d'Oro, no? Che a quell'ora non c'era ancora, però insegnavano tutte queste storie, e io cantavo di qua e di là del Piave ci sta un'osteria, oppure oh Angiolina, bella Angiolina, che era quest'ultima soprattutto alquanto osè verso la fine. E a Vedelago, in quell'asilo lì, c'era anche una tipografia, la tipografia ancora con sistema di sillabazione meccanica, proprio veramente, c'erano delle macchine mostruose che lavoravano, e c'erano una cinquantina di suore. Quando sentivano gli altri bambini cantare, sì, ma poi c'era la voce fuori dal coro, che era la mia, che cantava tutt'altra cosa. E venivano fuori, mi davano le caramelle, dai canta questo, ma io mi stancavo di cantare quello che mi insegnavano lì all'asilo, cantavo quello che sentivo in osteria, a loro non andava bene. E chissà perché. Chissà perché, esatto. Così, piccole curiosità. Che poi, poi andando avanti. Esatto, no, bella questa pillola come nasce, no, un artista, nel senso che nel tuo caso veramente da mio padre. Mio padre era un basso, molto basso, diciamo così, basso profondo, chiamandolo in corda vocale. E quando era sicuro, è stato sicuro che io potessi comprendere qualcosa, mi portò dove andavano coloro i quali sapevano un pochino cantare, cioè nella corale parrocchiale. E io ricordo che quando entrai in chiesa, perché quella forse fu la prima volta della quale io ho memoria di essere entrato in chiesa, sentii un organo liturgico suonare. Non dormii tutta la notte. Ecco, da quanto fui colpito da quella cosa. In casa non c'erano apparecchi radiofonici né televisivi, quindi forse quella fu la prima volta che io ascoltai la musica prodotta da uno strumento vero. Poi con l'inizio delle elementari, il cappellano che insegnava religione, un'ora di religione alla settimana, chiese subito chi sapeva cantare, ci voleva ascoltare tutti quanti, e mi ingaggiò immediatamente per le voci bianche. Quindi cominciai a capire cosa voleva dire cantare in coro, con un certo accompagnamento, e ovviamente l'autore di quell'epoca lì era un certo Perosi. Quindi imparai come voce bianca, prima, seconda, pontificali, Sette Deum, Magnificat, e via dicendo. E quelle furono le prime mie avventure musicali. Quindi facciamo una pausa, vado avanti. Ma io pendevo dalle labbra, veramente. Ascoltavo, no, io mi interromperei solo un attimo, poi dopo, per l'amor del cielo, lasciamo la parola anche a Luisa e Gian, che sicuramente vorranno chiederti.
delle altre cose, e ce ne sono di cosa da dire già questa sera, ti posso assicurare. Immagino che vorrei salutare Walter, anche vero? Esatto, no, ma non tolto la parola di bocca. Ma poi sappiamo quello che vogliamo dire, ci conosciamo, ma siamo stessamente. È il braccio che è diverso. È il braccio che è diverso. È il piedi che sono diversi. Sapevo che salutiamo Walter, che è stato nostro ospite anche la settimana scorsa. Gradevolissimo ospite anche lui, grazie Walter, che comunque ci onori sempre la tua presenza in chat e ci dai sempre man forte, via, diciamo così. No, veramente è un piacere. È solo questo, un piccolo inciso che volevo fornire, visto che ho notato questo messaggio in chat e sì, non avevo ancora avuto modo di salutarlo adeguatamente. Luisa, cosa chiediamo alla Michele? Io devo scegliere il tipo di musica che oggi ascolti. È solamente io? Sì. Io ascolto di tutto. Ma veramente di tutto. Ma posso portarti un esempio? Prevalentemente io canto lirica, ma non solo. Ieri parlavo con Gianluca. Mi sono definito un artista eclettico. Che fa anche crossover. Non quel crossover che noi rockettaro, aspetta Luisa, non il crossover che intendo rockettaro, metallaro, compagnia varia. Ci mancherebbe. Sì, quella tipologia di repertorio che è stata portata in auge da Bocelli, Safina, e quella corrente lì. Perché il cantare in quel modo a me, ritornando al discorso iniziale, proprio all'inizio, mi dà il modo di spaziare, capisci? E io ora ascolto di tutto. Tra l'altro, con altri due miei amici, ho inciso un brano dei Metallica. Opera. Metallica, Ops. Nothing Else Matter. Lì c'è un classico dei Metallica, sì. Me la potrei suonare con la chitarra che ho qui. Ma se andate in YouTube, se andate in YouTube e digitate Diego Bonato Nothing Else Matter, c'è un video un po' particolare e la voce del tenore è la mia. C'è un inciso, il testo di questo piccolo inciso l'ho scritto io per una per un evento, diciamo così, e a Diego Bonato, che è un trattenitore. Tra l'altro avete fatto anche altri lavori insieme, mi sembra. YouTube ne trovate altri. Sì. C'è quel Diavolo e l'Acqua Santa che si intitola Miserere, che noi ripetiamo con soddisfazione. Sì. Allora hai ascoltato il mio timbro, hai ascoltato la mia voce, hai ascoltato il mio modo di fare. Interessante sapere queste cose. Bene, vogliamo ricordare Gianluca, vogliamo ricordare gli indirizzi esatti dove è. Sì, infatti dicevo prima ascoltare i nostri amici. Michele, sì. No, andate in YouTube, i link non li ricordo, dovete andare in YouTube, cliccate il mio nome e vi verrà fuori un po' di cose. Comunque poi c'è un... Esattamente, basta scrivere... Scusami, ti ho interrotto, scusami Michele. Vai. Ci sono due personaggi con cui io lavoro parecchio. E uno, appunto quello che ho detto prima, che ho nominato prima, è Diego Bonato. Un altro è Mauro Berton. Lui è un crooner invece, quel repertorio... crooner sono quei cantanti che hanno avuto una formazione classica, però con l'avvento del microfono oppure l'utilizzo del microfono hanno dovuto un po' modificare la loro tecnica. Frank Sinatra, Perry Como, Dean Martin soprattutto, anche un certo Elvis Presley, che sì, nasce con certe caratteristiche, sarebbe stato veramente una bella voce. Anche lui crossover, volendolo definire così. Quindi ecco, e se con questi tre nomi trovate tante cosettine, insomma, che si possono ascoltare. Molto bene. E dalla chat ci sono domande, Luca, da qualche altra fonte, pagina, perché io ne avrei, se no procediamo con un altro brano, direi. Ma c'è una domanda dalla chat.
Eccolo. Ecco, questo è sempre bello quando Saius. No, no, prego, Saius. D'altronde lui è il titolare. Quindi... Faccio finta di fare la domanda. Il titolare. No, vai, vai. È lui, lui è colui che ha ideato, ha costruito, ha preparato questa trasmissione. È colui che potrebbe staccare la spina e interrompere tutto questo bel gioco. Quindi me l'aspetto non... comunque. Una minaccia. No. Me l'aspetto una domanda da Saius. E quale sarà? No, veramente la domanda è la prima della chat. Te la fa Walter una domanda. Esatto. E dice, ha proseguito con studi classici? Arriviamo al dunque. Parlo io o parli tu? No, parli sempre tu, io sto zitto. Allora, prima Gianluca ha accennato, ha dato questa notizia, che io dal 1° aprile del 2009 ho smesso di lavorare in fabbrica per dedicarmi completamente alla musica. Ma non ha completato tutta l'informazione. Io ho smesso di lavorare in fabbrica e mi sono iscritto al conservatorio perché io sapevo, diciamo, già cantare, avevo un mio stile, una mia personalità, ma sto chiudendo il cerchio, voglio completare proprio quello che è lo studio anche di carattere teorico per sentirmi pronto ad ogni evenienza, diciamo così. La mia età non mi consentirà forse di fare una carriera di quelle esorbitanti, però ci sono tante situazioni alle quali bisogna essere preparati e io sto lavorando per questo. Beh, molto chiaro, bene. Prima avevo fatto un'introduzione, non potevo dare l'informazione completa, anche perché ho detto... lasciato Fabio per il percorso artistico tanto agognato. E poi tra l'altro direi che l'hai fatto, non vorrei sbagliarmi, nel fuori onda, quindi è stato anche giusto rimarcarlo adesso, perché così, per chi non lo sapesse, se ben ricordo, era appunto nel fuori onda, non avevamo comunicato questa notizia, che è veramente interessante. Cioè, ma noi, 2009, ma noi avremo le prove. Sì, perché potrete riascoltare la trasmissione con Michele Manfrè giovedì pomeriggio, giusto Luca? Perché va in replica questa trasmissione. Oltre a questa trasmissione. Esattamente. No, perché sento che ogni tanto mi arriva la tua voce in ritardo, allora mi intimorisco, perché ormai mi avete la Gianlucofobia, e quindi no, praticamente questa trasmissione appunto la potete riascoltare in podcast, oltre alla consueta replica che tutte le settimane la potete rivedere, riascoltare, scusate la ripetizione, dalle ore 14. Scusate, dalle ore 14 fino alle ore 15.30, sempre su siteswebnetwork.it o .net, a seconda che dovete andare sul sito o sul blog. Ricordiamo sempre il podcast, mediante questa bellissima forma di archivio, il podcast appunto, potete anche riascoltare le puntate più vecchie. E ormai, secondo me, già di puntate vecchie ce ne sono abbastanza, secondo me, registrate, perché ogni settimana una puntata nuova ormai è un po' di mesi, per dire, ormai anni potremmo dire che questo programma va avanti, qualche soddisfazione ce la siamo tolta. Ricordiamo che questa è l'11ª puntata, infatti, dall'inizio di quest'anno, di questa seconda stagione, e quindi tutte quelle precedenti poi saranno a disposizione nel blog, anche con tutti gli artisti precedenti, anche con lo stesso Walter Mazzeo, che salutiamo ancora e che scrive come sempre cose dopo avercele raccontate lunedì scorso, davvero belle, tipo l'intelligenza, riprendo dalla chat, è adattamento e curiosità. Questo Walter Mazzeo, questo cantautore, diciamo così, che è stato qui da noi la settimana scorsa e che è stato un piacere, che avremo anche il piacere di riaverlo quando vorrà, e che ringraziamo sempre per, naturalmente, diciamo così, supportarci anche in chat. Tra l'altro Walter diceva anche, se ti chiedeva se appunto avevi proseguito gli studi classici, ma te l'ha già chiesto appunto Saius, che ti aveva riportato. La Luisa diceva, ed ecco, andiamo avanti con le indiscrezioni a go-go, ma quanti anni ha Mr. Michele? Dopo Nothing Else Matters, Nothing Else Years. Ma volete sapere davvero quanti anni ho io? Certo. Guardi, i prossimi che compirò saranno 61. Ecco,
Quindi esatto. E non li dimostra, ve li posso garantire. No, per niente. Per niente. Non li vedete? Sì, sì. E naturalmente... A metà però vediamo, insomma, un po' alla Joker. Ecco. Ciao! Allora, per chi non lo vedesse... Per chi, esatto, caro Luca... Per chi non lo vedesse, comunque Michele Manfre lo potete trovare su YouTube digitando Michele Manfre, tantissimi suoi estratti degli spettacoli, vi invito veramente a farlo perché al di là dell'aspetto estetico, fisico, ma che sinceramente mi interessa fino a un certo punto, quanto dal punto di vista vocale sicuramente ha ci sono delle emozioni che si possono provare solamente ascoltandolo, quindi sono indescrivibili. Ti ringrazio di questa ricompensa. No, ma davvero, nel senso che io poi non è un piacere che ti faccio, non è un piacere che ti faccio, ma è un atto di fatto, quindi... Allora, la considero una ricompensa, perché per me queste sono le vere ricompense. Quelle pecuniarie ci aiutano, o monetarie, ci aiutano per vivere normalmente, ma quelle che ci danno veramente qualcosa in più sono queste. Ti ringrazio anche delle tue belle parole. Ottimo. E sembra, vedi Gianni, sempre piacevole comunque rapportarsi con figure di questo tipo, nel senso che con questa umiltà, no, lasciare il lavoro che comunque era fisso, non è che desse soddisfazione magari dal punto di vista artistico, però sicuramente ti dava la possibilità di vivere, di campare, no? E lasciare tutto per andare a concentrarsi solo unicamente su quella che è la propria passione. Bisogna avere veramente molta voglia, soprattutto perché, con tutto il rispetto, nel 2009, stiamo parlando di 4 anni fa, quindi se la matematica non è un'opinione, di anni ne avevi 57, quindi eri comunque nemmeno un ragazzino. No. E quindi a maggior ragione. E eravamo rimasti appunto a Luisa che ti aveva chiesto, anzi mediante Gianluca ti aveva chiesto gli anni, perché ti vergognavi, vero Luisa? Non volevo interrompere le vostre parole. No, veramente Luisa l'ha scritto in chat, io ho preso... Non mi ha chiesto niente, Luisa, ho fatto tutto io, quindi ti difendo, Luisa. Non ha bisogno di difensori. No, infatti, si sanno difendere tutti bene. Okay. Allora, se posso dire qualcosa anch'io come ospite fisso ormai. Non a pagamento. Lasciate parlare ad Algisa dal Trespolo. No, a proposito, Algisa è tua. Nicoletta. Arianna. Ecco, sempre io. Allora, non è Riccio. Allora, a me ha colpito molto, come a voi, il discorso che Michele ha fatto del viaggio e quindi della differenza tra viaggio e turismo, e ha colpito altrettanto la scelta di lasciare la fabbrica e un certo tipo di vita per che sicuramente sarà stata molto complessa e difficile, perché comunque l'ho provata anch'io, e per comunque ritornare al sogno e alla propria felicità e al proprio desiderio di esprimersi totalmente. Quindi questo cambio di vita mi ha colpito e apprezzo molto, perché è anche una scelta coraggiosa, soprattutto se fatta in età matura. E io stimo sempre molto chi sogna e porta avanti il suo sogno, perché questa è già di per sé una vincita, una vittoria. E quindi ti faccio i miei complimenti. Il riuscire a dar vita ad un sogno è già un grande traguardo. Sì. Devo dirti che dobbiamo parlare un po' di opportunità. In quel periodo lì ho avuto l'opportunità di poter fare questa scelta. Sì. Non sempre è stato così per il mio trascorso. Mm-hmm. È arrivato il momento giusto per poter fare questa scelta. Mm-hmm. E non l'ho... Non te lo sei lasciato sfuggire. No, diciamo così. Mm-hmm. È stata una decisione non sofferta, anzi, la più serena, la più felice delle decisioni è stata quella lì. Bene, hai fatto bene, secondo me. Poi, se posso, avevo un'altra cosa da dire,
che mi ha colpito appunto quando tu dicevi, raccontavi dell'osteria che sei nato appunto in questo posto molto particolare ovviamente per vari motivi, e che tu sentivi già i suoni, sei cresciuto con i suoni, sonorità di uomini che cantavano in un certo modo. E non solo. Sì. E non solo, perché non so se vi ricordate, se qualcuno di voi ha vissuto questa esperienza, la domenica pomeriggio, almeno lì a Vedelago, in quell'osteria, che ricordiamo in provincia di Treviso, per gli amici che non lo sanno, in certamente Veneto, in provincia di Treviso, noi non diamo vicino nell'Interland di Castelfranco, diciamo così, ecco. L'Interland di Castelfranco, esatto. È vero. Sì, ma non vi immaginate che sia come l'Interland di una città qualsiasi, tipo Milano, squallido e triste, ma è ben più carino, dai. Ci sarebbero tante cose da dire. Perché detta così non sminuiamo la zona in cui siamo, che è davvero carina. Nonostante ci si lamenti dove siamo, però voglio dire, è bello, anzi, è da preservare. Da preservare, che non lo fanno abbastanza. Come l'osteria. Benissimo. Che è tradizione. Lì dopo il vespero, si ritrovavano tre o quattro figuri, ma consentitemi la positività di questa affermazione, la bellezza, la caratteristica di questi personaggi, che erano reduci di quella che è stata la banda di Vedelago. E ora c'era un clarino, c'era un flauto, poi si è aggiunta una fisarmonica, poi è arrivato un violino. Questi qua, non sempre, ma una volta al mese, soprattutto quando i lavori campestri, i lavori agricoli erano ridotti, cioè verso la fine dell'anno, quando era freddo, in poche parole, intorno alle 4, tra le 4 e le 6 arrivavano lì e facevano musica, e io ero letteralmente affascinato, rapito, non so che altro termine usare, rimanevo lì impalato per 2 ore. Sì. A me questo fa pensare a quel discorso del viaggio che tu hai fatto. Certamente. E questo forse è stato il tuo primo viaggio da turista, però. Ecco, adesso la realtà, la verità l'hai vista lì, secondo me. Mi fai riflettere, penso proprio sia stato così. C'è stato così perché la musica, il fare musica soprattutto, ha questa prerogativa, sì. Non ti dà più, non ti relega in certe situazioni, ti fa andare dappertutto, nel tempo e nello spazio. E nasce nella strada, nell'osteria, tra la gente comune anche, e non è solo una cosa d'élite. E tu se ne sei una prova. Ma soprattutto questi signori lo stai psicoanalizzando, vedo, e no. Questo ci fa piacere. Formazione professionale. Ma davvero? Sì. Formazione professionale, infatti. Vi ricordo che siete sempre all'ascolto di Science Web Radio in Science Web Network, www.sciencewebnetwork.it, è il nostro sito dove peraltro poterci scrivere in diretta web. Sono le 23:02, cominciate a scriverci nella nostra chat. Vi raccomando, cari amici, un saluto a Walter e Miriam che sono presenti, quindi se avete domande da fare al nostro ospite, il tenore Michele Manfrè, ben vengano, quindi collegatevi in www.sciencewebnetwork.it e www.sciencewebnetwork.net, che è il nostro solito blog, e scriveteci, la chat è veramente fenomenale, nuova. Vi ricordo naturalmente che se andate in YouTube con il nome Michele Manfrè troverete le varie cose caricate appunto su questo straordinario tenore che ci ha raccontato un po' della sua vita. Procediamo dunque all'ascolto di un altro brano, direi anche per spezzare un po' il ritmo, e ringraziamo coloro che sono ancora al nostro ascolto. Vi ricordiamo che la trasmissione in diretta del lunedì sera torna in replica il giovedì pomeriggio dalle 14, sempre verso fino alle 15:30, dipende da quanto la tiriamo lunga noi, e che poi è sempre a disposizione come tutte
tutte le altre nostre trasmissioni e naturalmente anche rubriche nei podcast vari che il grande Saiuz carica nel sito, nel blog, nonché in YouTube. Quindi, cara Luisa, io direi di annunciare il prossimo brano che il grande Saiuz ha selezionato per noi, sempre in ambito lirico e naturalmente classico. Prego, Luisa. Sì, il prossimo brano è di Roger Stefano e si intitola Second Prelude di Rachmaninov. Sempre lui, questo russo che è il tormento dei pianisti, come diceva Michele. Rachmaninov. Ed un saluto quindi agli amici della Russia e dall'Ucraina in particolare, ricordiamo che abbiamo questi grandi amici che ci seguono anche dall'Ucraina grazie a quell'intervista famosa con i Singleton, che salutiamo nella persona di Alina, la cantante. Vero, caro Luca? Confermi, no? Esattamente, gran band, gran voce anche la cantante, lo diciamo a Michele Manfre che se non li conoscessi, perché infatti non sono così pubblicizzati in Italia, e sono una band che durante la cerimonia di apertura degli ultimi europei si sono esibiti davanti a non so quanti milioni e milioni di persone collegate in TV e non solo, quindi veramente eccezionali come band. E questo Luca, ovviamente ci farà sentire questo brano. Sì, ci dirà quando partirà. E questo, caro Luca, giusto a completezza di informazioni, perché appunto rientra un po' nelle scelte di Saiuz, in quanto quanti artisti bravi ci sono naturalmente in giro che non per i canonici tradizionali, diciamo così, come dico sempre io, canali di massa di divulgazione, esistono e sono bravi e meritano, senza nulla da invidiare, grandi artisti, magari iscritti si ha o non si ha, non stiamo qui a discutere, in giro per l'Europa. Ti segnerai il nome, sì, perché sono curioso. E ne abbiamo anche altri che ti passerò ben volentieri, che dopo sempre da rock country italiani e non so. Ma anche pop, no? Ce n'è una volta andai ad ascoltare il concerto di un gruppo, diciamo così, anzi possiamo parlare di un progetto che poi ebbe lo stesso nome, Pathos Mundi. Erano sette musicisti ed una cantante, e al termine del concerto c'era un qualcosa di sottofondo. Io chiesi subito a colui il quale manovrava gli strumenti del service qual era il brano, chi era la cantante, perché era una cantante, e mi fece vedere un disco di Nora Jones. Io comprai dopo quella volta tutti i dischi di Nora Jones. Ecco, quindi Nora Jones è una grande, tra l'altro. Ma serio. E allora, come dice Saiuz, partiamo col brano, no? Finalmente lo facciamo ascoltare? Certo. Siamo e vai col brano. L'ho detto giusto, eh? Sei partito. Luca, il timore è dietro l'angolo, è in agguato. È grande, è grande. So che quando devo lanciare i brani è...
E ritorniamo di nuovo in diretta web radiofonica, sempre su sciswebnetwork.it o .net, a seconda che voi vogliate andare sul sito o sul blog. Ci state ascoltando, sono le ore 23:10 in diretta. Potete contribuire a questa puntata in cui abbiamo ospite Michele Manfrè, grande tenore. Potete contribuire mediante la chat posta su entrambi i siti, quindi blog o sito web, indifferente. È veramente una chat animata questa sera, quindi mi raccomando, fate a spallate per fare domande all'ospite di questa sera. Una cosa che non abbiamo detto, caro Gianluca, sono anche le nostre mail. Qualora sì, i nostri ascoltatori volessero contattarci, ricordiamo che ci sono fondamentalmente tre mail importanti da tenere a bada, quindi segnatevele bene: info@science.com, la mail del capo, l'ideatore di questo progetto, Gianluca@science.com, il nostro direttore artistico nonché conduttore questa sera, come tutti i lunedì, o quasi, perché quando c'è, e lui è sempre un bel trenallotto. No, scherzi a parte. Ovviamente poi Luca, il sottoscritto, Luca@science.com. Voi altri mi chiamate responsabile organizzativo, pensate che sono quello che fa tutto il resto. No, questo no, dai, faccio tutto il resto, rispondo alle mail, organizzo il palinsesto, insomma, passo scopa elettrica, lavo i vetri, annacchio le piante, faccio di tutto. No, scherzo a parte, gestisco le collaborazioni. Come? Le fotocopie? No, perché lì adesso siamo... ma noi facciamo tutto in rete, quindi non c'è carta. Scherzo a parte, risparmiamo gli alberi. Ecco, basta, non parlo più, ma mi parlate sopra e mi avete fatto passare la voglia. No, no, cosa importante, cosa importantissima. Qualora... Tutti addosso a Luca, tutti addosso a Luca, dai. Buonasera a tutti, io sono Luca. Chiocciola. Allora, qualora voleste contattarci mediante i consueti social network, ci trovate su Twitter con @science, su YouTube dove c'è tutto il podcast vecchio, tutto l'archivio più o meno recente, con Science Radio, e ovviamente Facebook digitando Science Web Network staccato. Detto questo, caro Gian, visto che ormai mi avete stroncato con il riepilogo dei contatti, io faccio una bella cosa, stacco il microfono, fate voi le domande. No, dai, scherzo a parte. E Luisa, se vuoi aggiornarci direttamente alla chat, se c'è qualche novità, se le abbiamo, tra qualche flash emotion ed altri, vedo. Sì, ci stiamo divertendo. Questa chat è davvero divertente, devo dire un complimento a Sai. Sì, scusa Luca, vai pure, dai. Stiamo parlando un po' di gusti musicali, ecco. Walter ci nominava, non picchiatemi per la pronuncia, Jobin, Duke Ellington, Velázquez, Gershwin. Gershwin. Giorno Tempo, salutiamo anche Miriam in chat, che non l'abbiamo fatto ed anche lei è presente in chat. Mi raccomando, Miriam, se vuoi chiedere qualcosa a Michele, ben volentieri, approfittane, perché sono già le 11:15 e tra non molto, secondo me, fai ora le domande oppure mai più, insomma. E spero che sia la Miriam. Miriam a noi. Sì, e spero che sia la Miriam che dico io, a cui do veramente un caloroso abbraccio, se è dalla Sicilia, quindi se è mia cugina, insomma. Te l'ho appena detto. È il nipotino. È il nipotino, no? Okay. No, scherzo. E parlavamo invece, torniamo adesso nel vivo della trasmissione, anche perché sono alcune cose dove siamo stati. Perché difatti ci siamo giustamente nel discorso andato non fuori tema, perché comunque è sempre bello parlare a 360 gradi come piace fare a noi. Però difatti non abbiamo detto che è vero che quando nel 2009 lui ha lasciato il suo lavoro per dedicarsi alla sua passione, comunque proveniva da vittorie, quindi dei prestigiosi premi appunto conseguiti negli anni passati. Raccontami un pochino, Michele, di questi premi, perché poi insomma non è che hai lasciato tutto. Diciamo che il più importante è quello più inatteso, perché io non andai lì per parteciparvi, è stato la Gondola d'Oro di Venezia, quel
rinascente, io lo chiamo rinascente perché hanno tentato di portarlo in auge. Ricordiamo che la Gondola d'Oro è stato diciamo lo specchio settembrino del Festival di Sanremo. Lì partecipavano e venivano premiati coloro i quali vendevano più dischi. Guarda che quella vai avanti, non ti preoccupare, non guardare quello, sì, che facciamo noi è un qua. Po' retro comunque, non ti perdono, torno a quello che stavo dicendo prima. Io andai in una produzione televisiva che era la 9, uno studio di produzione televisivo che era la 9 di Padova. Romy Osti mi pare era il produttore, mi pare sia colui, per promuovere un po' la mia figura. E andai con alcune basi registrate su CD. Quella che io volevo, il brano che io volevo proporre, con il quale volevo propormi, presentarmi, la base non funzionava, non veniva letta dal riproduttore. E un po' amareggiati tutti quanti, io per primo, mi dissero: guarda, forse bisogna rifare una trasmissione. Ma anche mi balenò una soluzione, cioè l'idea di una possibile soluzione: guarda che ho altre basi, soprattutto una che è inedita, ho detto, non è presentata, proviamo con quella, se è inedita ancora meglio, e cantai quella. Tra il pubblico di quella trasmissione c'erano, diciamo così, i selezionatori per questo festival, e mi beccarono subito per il cravattino e mi dissero: tu devi partecipare a questo festival. Vi partecipai e vinsi. Ecco, questo già partecipare è una vittoria per come si era messa l'evento, no? In più è addirittura vinto, quindi sì. Proprio inaspettato. Gli organizzatori mi dissero, queste sono solo parole perché io non ho la certezza, però mi dissero: ricordati che erano 719 i partecipanti. Quindi ho una soddisfazione suonare. Esatto, sì. Sono stati selezionati da quasi tutta Italia, insomma. E quindi, cari amici, io consiglio di andare a vedere anche questa notizia in internet. Digitate in Google Michele Manfrè, ma non guardate il curriculum. No, è vecchiotto, quel curriculum è vecchiotto, c'è molto di più. Esatto, le foto, anche le immagini relative a Michele Manfrè, che come diceva anche prima Luca. Ecco, qui ero in butterfly. Ma non ti vedono, che bella. Qui ero in butterfly. Non l'avevo mai vista questa qua. Ecco, perché ancora Michele, come mi diceva anche nel fuori onda, poi creerà insomma anche una sua pagina in internet che ancora purtroppo non ha, e magari qualcuno potrà vederla. Naturalmente, caro Luca, vorrei un attimo riallacciarmi al discorso iniziale con cui abbiamo aperto, il modo con cui ci siamo conosciuti con Michele e l'occasione di ieri che ci ha fatto appunto rincontrare a distanza di mesi. Io lo sapevo già che l'avrei rivisto, lui magari no. Anche se sui manifesti c'è scritto presente Gianluca Mancuso, ma evidentemente non ci ha fatto dove caso. Ma evidentemente il presentatore non si guarda quello mai. È il libretto di sala, no, anche nel concerto, sì. Manifestino, sì, però non importa. E vi voglio ricordare anche chi c'era ieri, tra l'altro, tra i ragazzi che abbiamo comunque citato anche lunedì scorso, ricordando questo evento a cui avrei partecipato presentando, e c'era appunto Domenica Zamara, che è colei che ci ha permesso di conoscere tramite le sue varie attività liriche, ovviamente, perché poi lei è un po' insegna anche all'Accademia Musicale, e che è un soprano, il mezzo soprano Cristina Sartor, appunto Michele Manfrè come tenore, e poi c'era il baritono Andrea Noal, il baritono Pier Zordan, che salutiamo anche, sì, non so se è il nostro ascolto, non credo, non so. Ciao perché... Pier, se ci sei! Gli ho chiesto amicizia in Facebook, adesso me l'ha consentita, non so se ha visto, e al pianoforte c'era appunto il maestro Marco Fedalto Zara, che salutiamo anche lui, ma non credo che sia il nostro ascolto, perché so che questa sera lavorava ed è impegnato, anche lui tra l'altro ha fatto un passaggio dalla vita, diciamo,
fra virgolette pseudo normale, che non è tanto quella normale, cioè di artista ma con un altro lavoro sempre per mantenimento, perché sappiamo che la vita non è facile. E adesso lui dal primo gennaio di quest'anno ha lasciato tutto per dedicarsi interamente alla vita artistica. Quindi gli auguro